Ritorniamo a meditare in questo momento sulla vita e sulla spiritualità di Padre Pio per contemplare il volto di Cristo. I mistici, nella vita della Chiesa, sono delle finestre aperte verso il mistero di Dio, attraverso la loro vita, attraverso tutto quello che il Signore provvede alla loro esistenza, al loro cammino di fede, contempliamo Dio che si manifesta attraverso i santi. Ed è meraviglioso per noi, se già contempliamo le meraviglie del creato e lodiamo il Signore, lo benediciamo per la perfezione del creato, quanto più le opere di Dio nella vita dei santi sono da benedire, da lodare. Attraverso di loro benediciamo il Creatore. E allora conviene, bisogna partecipare con fervore alla novena in preparazione alla festa di Padre Pio, perché in questa comunione d'amore con i santi noi attingiamo la grazia che il Signore ha messo a loro disposizione, sempre a beneficio della Chiesa, a nostro beneficio. Siamo noi la Chiesa. E nella comunione d'amore siamo in questa grande mensa, una mensa ricca di grazie, e noi siamo lì ad attingere da questa sovrabbondanza di grazia che è la comunione dei santi. Oggi ci avviciniamo a Padre Pio e guardiamo anzitutto alla parola che il Signore oggi ci dà. Paolo ci dice nella prima lettura che tutti siamo chiamati alla risurrezione. È la nostra vita cristiana, la nostra chiamata battesimale alla santità, è una chiamata a vivere da risorti. Se non crediamo che Cristo è risorto, siamo, dice Paolo, da compiangere più di tutti gli altri. Ma se crediamo che Cristo è risorto, questa fede in noi genera una vita nuova che ci rende risorti. E vedete, mentre in Paolo noi troviamo l'annuncio, nel Vangelo già troviamo un esempio grande di questa risurrezione. Tra le donne che seguono il Signore c'è Maria Maddalena, la quale per prima fa esperienza della potenza d'amore di Cristo risorto e la fa in anticipo questa esperienza, perché viene liberata, dice oggi Luca, da 7 spiriti impuri. E lei, con questa esperienza d'amore, con questa esperienza di vittoria di Cristo in lei, segue il Signore Gesù. Lo segue dove? Sulla via del Calvario. Lo segue verso il Golgota, ai piedi della croce. Ieri ci diceva il Vangelo, Maria, madre di Gesù, e con lei accanto Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Quindi, quando facciamo esperienza della risurrezione del Signore nella nostra vita, siamo chiamati a seguirlo sulla via della croce. Ci porta ai piedi del Golgota, ma attenzione, Padre Pio ci insegna che camminare dietro a Gesù, dietro a Maria Addolorata, dietro ai santi, significa camminare da persone risorte. Da persone che hanno fatto esperienza della liberazione di Cristo e della sua misericordia. Non siamo uno stuolo di persone, una folla che segue Gesù senza speranza. Seguire il Signore sulla via della croce non significa seguirlo con volti tristi, da sconfitti, da rassegnati, ma significa avere una speranza luminosa nel cuore, quella della risurrezione che si manifesta non soltanto quando noi saremo nella gloria in paradiso, ma sin da oggi io cammino a testa alta, da persona vincente in Cristo Gesù. Questi sono i cristiani, sono coloro che camminano nel cammino della vita da vincenti, perché sanno che tutte le forze del male sono state annientate e in Cristo possiamo vincere tutte le forze del male. Cammineranno, dice la Sacra Scrittura, su aspidi e scorpioni e non recherà loro danno nessun veleno che berranno. Oggi vogliamo guardare a Padre Pio nella gloria della croce e nella gloria della risurrezione. Scrivendo a una figlia spirituale, infatti, Padre Pio dice questo:
Non dobbiamo imitare Gesù soltanto seguendolo nella via della morte, nella via della croce, ma seguiamo Gesù e imitiamolo anche nella sua risurrezione. Come possiamo imitare Gesù nella risurrezione? Dice Padre Pio, Gesù non si è accontentato di risorgere soltanto e di redimerci, ma per 40 giorni è apparso ai suoi discepoli continuamente per confermarli nella fede e per far loro credere che il cristiano è chiamato non soltanto a risorgere con il battesimo, ma ad apparire anche lui risorto. A questo siamo chiamati, apparire risorti, non soltanto vivendo di apparenze luminose, ma mostrare agli altri, ai nostri fratelli, a quelli che ci vivono accanto, quello che il Signore ha compiuto nella nostra vita, passando nella nostra vita e donandoci questa salvezza che ci rimette in piedi. Non ci fa soccombere sotto le forze del male o comunque tutte le incombenze della vita, ma ci mette in piedi e ci fa camminare, apparire risorti. Può sembrare davvero un'aggiunta al cammino della croce, ma in realtà è la meta del cammino della croce. Lo si vede sul volto dei santi, quando incontravano Padre Pio, vedevano lo splendore della gioia sul suo volto. Certo, sofferente, sì, ma un sofferente che stava in piedi. Un crocifisso, sì, ma un crocifisso che stava in piedi. E quando le forze del male lo attaccavano con attacchi di ogni genere, fisici, morali, spirituali, lui con la forza della fede affrontava tutto. E viveva quello che dice San Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Seguire Gesù da risorti come la Maddalena per testimoniare agli altri che Cristo è un vittorioso e noi seguiamo la sua vittoria. Chi veniva qui a San Giovanni Rotondo faceva proprio questa esperienza. Quanti peccatori lasciavano il vizio e il peccato. Quanti, vedendo Padre Pio nella sua sofferenza, ma anche in tutta la sua sapienza, avevano la grazia e la forza di riconciliarsi con Dio, di incamminarsi in un cammino di accoglienza del dono del battesimo. A questo siamo chiamati, a vivere da risorti, a vivere da santi, nella nostra quotidianità, nella semplicità di ogni giorno. Se leggiamo questo bellissimo documento di Papa Francesco, Gaudete et exultate, ci rendiamo conto che la santità, come dice Papa Francesco, non è soltanto quella degli onori degli altari, ma c'è la santità della porta accanto, dice lui, cioè la santità feriale che passa attraverso i gesti più umili, ma che portano il cristiano a morire e a risorgere ogni giorno. Sì, abbiamo bisogno anche noi di vivere il mistero pasquale. Vedete, per Padre Pio camminare dietro a lui significava vivere per Cristo, con Cristo e in Cristo. Il resto era superfluo. Vivere per Cristo, con Cristo e in Cristo è quindi celebrare una messa continua nel suo quotidiano. Ogni giorno si celebrava una Pasqua quotidiana che ti chiamava a morire al peccato per vivere e far risorgere dentro di te l'uomo nuovo. E chiaramente morire al peccato è un qualcosa che alla natura umana ferita dal peccato costa. Costa risparmiare una parola cattiva, costa venir meno in un gesto di vendetta, costa anche un venir meno, far morire un gesto che va contro la purezza, la carità, la misericordia. Però questo libera il cristiano. Vi ricordate, ieri parlavo proprio di questa visione di Padre Pio. E Padre Pio è chiamato a combattere contro questo gigante orrido, mentre si trova in estasi, in un'aperta campagna, e vede che Gesù accanto a lui, splendente e luminoso, lo incoraggia a combattere contro questo nemico gigante, orrido di aspetto. Ci ricorda un pochino la battaglia tra Davide e Golia. Il piccolo Davide deve combattere Golia e lo fa, lo atterra. Come?
Dice Davide: io vengo incontro a te, contro di te combatto nel nome del Signore degli eserciti. Possiamo anche noi armarci di questa fede nel nome del Signore degli eserciti e dare a Dio ogni giorno con la nostra Pasqua quotidiana una corona di vittoria al Signore, una corona di gloria. Nel piccolo e nel quotidiano ne possiamo donare tanti al Signore. Pensate, ogni volta che noi facciamo morire quella parte di noi che è contraria all'amore, quella parte di noi che fa parte dell'uomo vecchio, dentro di noi si libera una parte del nostro cuore che prima era imprigionata dall'egoismo e quindi viene liberata per amare. Chi sono i cristiani? Siamo chiamati a vivere nella libertà dei figli di Dio. E vivere nella libertà dei figli di Dio significa essere uomini liberi. Gesù nel Vangelo dice, nel Vangelo di Giovanni: chi commette peccato è schiavo del peccato. Chi rinuncia al peccato di conseguenza è una persona libera. Se vivi le promesse battesimali, che noi molto spesso rinnoviamo, rinunciate a Satana, rinuncia a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni, vivi nella fede, nel Padre che ti ha creato, in Cristo che ti ha redento, nello Spirito che ti ha santificato. Se vivi le promesse battesimali, nel piccolo, nel quotidiano, una parte del tuo cuore continuamente si libera ed è capace di amare di più. Padre Pio è un uomo libero, come San Francesco, e questa libertà di amare come Gesù, gratuitamente, senza misura, la si vede, la si legge sul suo volto, nella forma della bellezza. Dice, anche ieri ho accennato, Gesù estrae dalla sua veste una corona di rarissima bellezza. E anche quest'uomo che vede accanto a sé il piccolo Francesco nella visione, cioè Gesù, è descritto e definito come un uomo di rarissima bellezza. Che cos'è la bellezza nella Bibbia? Noi lo sappiamo proprio da Gesù stesso, quando dice: tu sei più bello tra i figli dell'uomo, dice un salmo riferito al Signore Gesù. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. E anche nell'Antico Testamento troviamo la regina in ori di Ofir, al re, a Dio, piacerà la tua bellezza. Chi è questa regina in ori di Ofir? È la Chiesa, vestita della stessa bellezza di Dio. Gesù è il buon pastore, anzi dovremmo dire, alla maniera giovannea, è il bel pastore. Di quale bellezza si parla? È la stessa bellezza che rifulge sulla persona di Padre Pio. È la bellezza di quell'amore liberato dall'egoismo che si dona senza misura. Una persona più è bella dentro, più ama. Più ama, più è bella. L'amore è la vera bellezza che non tramonta mai. La bellezza esteriore può tramontare, ma anche tra coniugi noi ce ne accorgiamo. Quando la bellezza esteriore incomincia a venir meno, che cosa rimane nell'amore tra coniugi? Rimane proprio la bellezza interiore. Quanto un coniuge sa amare, tanto è bello agli occhi di Dio e agli occhi dell'altro coniuge. Anche quando incontriamo una persona, può essere anche una persona che non ha una bellezza esteriore evidente, ma quella persona è bella perché sa trasmettere l'amore. Questa è la bellezza che oggi rifulge sul volto di Padre Pio ed è la bellezza stessa a cui anche noi siamo chiamati, perché camminando di battaglia in battaglia dentro di noi rifulge questa bellezza che, dice San Paolo in una lettera, rifulge sul volto di Cristo di gloria in gloria. E guardate, seguire Gesù sulla via della croce significa seguirlo sulla via della bellezza e, dice Gesù a Padre Pio, che era ancora piccolo, Francesco Forgione, un'altra corona ancora più bella ti ho lasciato in riservo, ma questa ti darò alla fine di tutte le tue battaglie. Vedete, oggi i cristiani non pensano molto al paradiso.
alla corona di gloria che ogni giorno noi ritroveremo in cielo e che il Signore a tutti noi ha preparato, non soltanto ai santi canonizzati. Tutti quanti noi avremo una corona di gloria. Quando saremo in cielo, vedremo la pazienza con il marito, la pazienza con la moglie, il lavoro costante, la fedeltà matrimoniale, l'umiltà con la vicina di casa, tutte le piccole virtù che abbiamo messo insieme, il perdono, l'amore agli ammalati, il servizio alla Chiesa, sono tutte pietre luminose che ci ritroveremo su quella corona. E più ci è costato quel servizio, quell'amore, quella fedeltà alle cose di ogni giorno, tanto più quella corona sarà luminosa. Diceva Santa Teresa d'Avila, se chiedessimo ai beati comprensori del paradiso, cioè alle anime del paradiso, volete ritornare sulla terra? Lei diceva, si svuoterebbe il paradiso. Perché? Tutte le anime ritornerebbero sulla terra per continuare ad offrire, a soffrire, a dare gloria a Dio con una vita santa. Il tempo che abbiamo è questo, quello della vita terrena, e il Signore ci dà la possibilità ogni giorno di incastonare una nuova gemma preziosa nella corona di gloria che il Signore ha in riservo per noi. Ma pensate quante volte nell'Apocalisse troviamo la corona della gloria, la corona della vita, la corona della giustizia, cioè della santità. Anche Paolo parla spesso di questa corona di gloria che non appassisce. E lui dice, i lottatori vogliono questa corona della vittoria e si affannano, si allenano, fanno tanti sacrifici. Eppure quella corona di gloria finisce presto. Noi invece abbiamo una corona che non marcisce in cielo e il Signore è venuto a donarcela. Vedete, corona di gloria per Padre Pio è anche la schiera di persone che lui ha attirato e ancora attira a Dio. Infatti San Paolo nelle sue lettere dice, parlando ai Filippesi, «Mia gloria e mia corona siete voi». Voi a cui ho annunciato il Vangelo, voi che ho generato nella fede, voi siete mia gloria e mia corona. E questo più volte lo troviamo nelle lettere. La corona di gloria non è soltanto la santità personale, ma attraverso la vita di Padre Pio noi comprendiamo che tutti quanti noi possiamo essere chiamati a questa economia della salvezza. Padre Pio è stato un grande collaboratore di Cristo. L'unico salvatore è Gesù, ma Gesù nella sua bontà vuole collaborazione. Dice San Paolo, siamo collaboratori della vostra gioia, cirenei della vostra gioia, avrebbe detto Don Tonino Bello. Cioè, anche noi siamo chiamati con la nostra santità di vita ad avvicinare persone al Signore. E tante volte sentiamo persone, mamme, mogli, madri di famiglia, che chiedono la conversione per i nipoti, per i figli. Alcune sono preoccupate perché qualche nipote non va più a messa. Ma Padre Pio ci insegna che se vuoi avvicinare persone a Dio, il primo a vivere il Vangelo devi essere tu. Ogni volta che dici di no a una tentazione, ogni volta che la misericordia di Dio ti dà la forza di vivere il Vangelo, allora Cristo nella fede sta agendo nelle persone che tu ami e che vorresti più vicine a Dio. Non a furia di parole, non a furia di forzature avvicinerai le persone a Gesù. La tua corona sarà la conquista della tua stessa santità. Più viviamo, più trasmettiamo. Quando leggiamo l'Apocalisse, infatti, noi vediamo la donna vestita di sole, coronata di 12 stelle. È l'immagine della Chiesa e Maria è icona della Chiesa gloriosa. Perché 12 stelle? Che cosa rappresenta il numero 12 nella Bibbia? Rappresenta proprio l'universalità dei popoli. La Chiesa, rappresentata proprio da Maria, donna vestita della luminosità di Cristo, della sua santità,
è coronata di 12 stelle perché tutti i popoli sono salvati da Cristo attraverso l'evangelizzazione e l'opera della Chiesa. Oggi vogliamo chiedere a Padre Pio di guardare Gesù attraverso di Lui. Abbiamo in Padre Pio un'icona vivente di Cristo. Che cosa sono le icone? Sono delle immagini e nel linguaggio orientale l'immagine non è soltanto una figura, ma è anche in certo qual modo una presenza. La presenza di Padre Pio non era soltanto un'immagine, ma una presenza viva di Cristo. E voglio concludere proprio leggendo a tutti quello che troviamo scritto nel diario di Maria Eleonora Foresti, una suora fondatrice delle suore francescane adoratrici. Gesù parla di Padre Pio a lei e dice queste parole: «L'anima di Padre Pio è fortezza inespugnabile, e cella binaria in cui mi inebrio a mio piacere, e cielo tersissimo in cui gli angeli riflettono il loro volto stupendosi, e favo di miele, e il mio rifugio nelle ingratitudini degli uomini, e specchio della mia anima in cui mi rifletto come un purissimo raggio di sole attraverso il più puro cristallo. La mia voce in lui è come l'eco riprodotta tra due monti. Il suo linguaggio è dolce e tagliente, misterioso come il mio, conforta e abbatte. Ha lo stesso mio imperio, perché io, Gesù, vivo in lui. Il suo spirito è diffusivo come un fluido. Il suo gesto, la sua parola, il suo sguardo operano più di un profondo eloquio di un grande oratore. Io do valore a tutto ciò che emana da Padre Pio, è il capolavoro della mia misericordia. A lui ho conferito tutti i doni dello Spirito, come a nessuna creatura. È il mio perfetto imitatore, la mia ostia, il mio altare, il mio sacrificio, la mia compiacenza, la mia gloria. Chi ha visto Padre Pio può dire che queste affermazioni sono proprio vere, è proprio così. Amen.